Buonasera, siamo al termine di una partita dalle mille emozioni, una partita che apparentemente sembrava essere già segnata alla fine del primo tempo con Palestrina che era scappata, voi siete tornati sul campo e l'avete riaperta fino all'ultimo secondo. Sì, no, sicuramente una partita emozionante come hai detto tu. Eravamo partiti molto bene, andando anche sopra di 8, non vorrei sbagliarmi, poi abbiamo chiuso il secondo quarto sotto di 10. Per cui abbiamo avuto un'altalena di possessi giocati molto molto bene ad un'altalena di possessi giocati meno bene e maggiormente efficaci quelli di Palestrina. Abbiamo perso l'ultimo possesso, potevamo vincerla molto prima, potevamo perderla molto prima, per cui bene. La partita di oggi di fatto è un assaggio di quello che sarà il girone D per voi. Alla luce di quanto visto in questi 40 minuti, come può definire, no, la stagione che andrete a fare e su cosa vorrete puntare? Voi che avete sicuramente grandi obiettivi. Noi dal primo giorno in cui ci siamo riuniti avevamo chiara l'idea di come dovesse giocare questa squadra. Oggi dopo 20 giorni di lavoro secondo me siamo a un buon punto, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Abbiamo fatto una gara solida in alcuni momenti, meno solida in altri. Il nostro obiettivo è provare a giocare tutte le situazioni per vincere sia in attacco che in difesa la singola situazione. Abbiamo giocatori naturalmente votati a questo, abbiamo altri invece che con grande spirito di sacrificio stanno provando a parlare la stessa lingua, per cui sinceramente c'è tanto da lavorare, però molto bene. Allora coach, abbiamo appena parlato con il suo collega di Salerno e abbiamo definito questa partita sicuramente dalle mille emozioni. Palestrina l'aveva benissimo indirizzata nel primo tempo, creando subito un gap importante, poi Salerno è rientrata all'inizio della ripresa. È stata una battaglia nel vero senso della parola fino all'ultimo secondo. Alla fine, con un tiro di Carrizzo che ha messo d'accordo tutti quanti, Palestrina porta a casa questa semifinale. Cosa può dirci lei? Ma credo che sia stata la tipica partita di pre-season in cui una squadra prende magari il controllo dei ritmi, poi un po' rotazioni limitate, avevamo fuori Carrizzo, Banchi, qualche giocatore era in recupero da infortuni recenti, Spera, lo stesso Carrizzo, per cui ne è venuta fuori una partita in intermittenza. Immagino che lo scenario visto dalla prospettiva di Salerno non sia assolutamente diversa. Direi un'utile occasione per entrambi di verificare il livello non solo della condizione fisica ma anche e soprattutto dell'assimilazione dei meccanismi offensivi e difensivi, quindi potremmo semplicemente aggiungere che aver vinto in condizioni di grande equilibrio, di grande tensione emotiva ad un certo punto vale il doppio, vale di più, perché certe cose si riescono a allenare solo se si creano le condizioni, e quella di una partita equilibrata risolta
con intelligenza da parte nostra nel finale, ecco, solo una partita di questo tipo ci poteva aggiungere un livello di consapevolezza in più. L'ultima domanda, considerando la mancanza di Rizzitiello, che secondo me è fondamentale, ma penso in generale sia fondamentale per le rotazioni e per l'economia della vostra squadra, considerando appunto l'impiego di giocatori, come diceva lei stesso, un po' a metà ancora, la prova di grande carattere dimostrata da Palestrina, con queste condizioni anche fisiche e considerando che è ancora la pre-season, fa ben sperare sicuramente per il futuro immediato e anche per la post-season. Ma sicuramente sono dei segnali positivi, interpretarlo in su un livello eccessivamente esteso come sintomatico di una già acquisita mentalità sarebbe eccessivo. Io credo, come diceva e dice il maestro degli allenatori italiani, ci vuole il tempo che ci vuole. Noi siamo una compagine che sta provando a mettere su il suo sistema, la sua identità. Segnali positivi e di rinforzo ci dicono che stiamo nella direzione giusta, però la mentalità non può che essere quella di chi sa di aver acquisito già dei meccanismi, di aver già fatto qualcosa di buono, ma che vuole soprattutto fare ancora di meglio, fare ancora di più, perché è evidente che dopo 2 settimane e mezzo di preparazione nessuna delle compagini ha davvero acquisito questa mentalità e questa identità che noi perseguiamo. Allora coach, 2 dichiarazioni sulla partita di oggi. Diciamo che nel quarto abbiamo faticato tremendamente a reggere il mismatch di Andrea Raschi. Questo gli ha consentito di portare a termine in porto una gara che comunque avevano meritato, e in questo ovviamente a questo ha contribuito notevolmente il fatto che i 2 esterni più fisici, cioè Staffieri e Gueye, hanno avuto uno problemi di infortuni e l'altro di falli. Questa è una cosa. Dopodiché andiamo ad analizzare l'intera partita, c'è tanto ancora da lavorare, nell'acquisizione dei tempi giusti, della memoria, dei giochi, delle spaziature, del timing, eccetera. C'è tanto da lavorare in difesa, perché Guay è stato probabilmente un po' troppo solo nell'essere aggressivo. Al di là del fatto falli veri, falli non veri, mi interessa poco, però un po' troppo solo nell'aggressività, a differenza della squadra che abbiamo affrontato, che invece ha messo le mani addosso di sistema e con tutti i giocatori. È una cosa che noi vogliamo raggiungere, una cosa su cui stiamo lavorando, per cui c'è tanto da lavorare, ma mi sembra anche la cosa più normale del mondo per una squadra che è fatta ex novo, che nasce ex novo, dove la prima idea che tutti hanno in testa è quella di conoscersi l'un l'altro, sapere come si gioca assieme e quello che bisogna sfruttare al meglio per giocare assieme. Domani ce la vedremo con Salerno, che oggi ha dato battaglia vera in campo contro Palestrina. Cosa pensa della squadra, appunto, che affronteremo domani, in virtù anche della loro forse maggiore fisicità e maggiore anche dinamismo, soprattutto in transizione? Ma Salerno è una squadra che conosco benissimo, perché voglio dire, a parte Diomede, anche Cucco e Leggio sono stati i miei giocatori, Mattia Melchiorri per un periodo lo scorso anno, quindi una squadra che conosco profondamente. Chiaramente adesso non è tempo né di tattica né di altro, noi penseremo soprattutto a sistemare le nostre cose, a crescere nel nostro gioco, nella nostra aggressività. È una buona squadra, è una delle tante squadre del girone D che hanno come obiettivo quello di dover vincere il campionato. Squadra lunga, Leggio è un mio ex giocatore, ex Abisceglie, quindi li conosco bene, hanno tante armi da poter usare, hanno rotazione profondissima. Noi probabilmente l'avremo più corta del solito con Staffieri fuori, ma al di là di tutto oggi per noi
si tratta di pensare a un cantiere aperto e quindi di migliorare le nostre cose per poter crescere di giorno dopo giorno. Coach, ci descriva in due parole la partita di oggi. Una gran confusione, questa è la prima sensazione che ho avuto, perché naturalmente siamo al 7 di settembre, sono dal 20 che ci siamo riuniti, sono 15 giorni che ci alleniamo, quindi ci sono dei meccanismi che proprio sono a rilento, siamo ancora nella fase in cui pensiamo prima di fare una cosa, non siamo ancora automatizzati, la stanchezza fisica dei lavori, dei carichi, quindi anche non c'è poca lucidità. Poi sono partite vere, intense, e viene fuori anche sotto pressione un po' gli aspetti negativi di ognuno di noi, però poi sono quelle più allenanti, alla fine è una partita vera che ci siamo dovuti adattare a tante cose tecniche e tattiche durante la partita, cose non provate in allenamento, perché con 8-9 allenamenti pallacanestro non è che fai grandi cose, però la squadra è stata lì con la testa, anche una partita abbastanza dura fisicamente, abbastanza intensa, con arbitraggio estivo, chiamiamolo così, e quindi non abbiamo perso la testa, tutto sommato è stato utile. Un parere sulla squadra di Chieti, che ha visto oggi all'Opera, e poi una domanda sull'avversario di domani, cioè Palestrina. Sai, Chieti ha un gruppo soprattutto di esterni molto valido in questo campionato, che ha fatto bene anche in campionati superiori, quindi quelle sono sicuramente una garanzia. I lunghi, secondo me forse manca qualcosina lì sotto a livello di centimetri, ma Sorgentone è bravissimo a mischiare le carte, ad adattarsi a queste situazioni di emergenza, quindi è una squadra che farà sicuramente un buonissimo campionato. Invece, appunto, per Palestrina, che affronterete domani? Beh, Palestrina è una di quelle candidate, proprio Girona fa un campionato di vertice, c'ha un gruppo bene o male abbastanza solido e consolidato e gente tanto esperta che ha vinto tanti campionati, da Ochoa a Carrizzo, quindi c'è tanta esperienza, tanto dinamismo e soprattutto tanti punti nelle mani. Oggi noi non abbiamo mai fatto canestro, può essere un problema domani, non possiamo pensare di tenerli dopo una partita come questa a 55 punti come è successo oggi con Chieti, quindi sarà una partita ad alti ritmi ed deve essere una partita allenante, cioè non ci deve essere la pressione e lo stress di già dover dimostrare l'8 di settembre che siamo una squadra importante o lo sono una squadra importante. Quindi io devo essere bravo a gestire questa ansia, perché in questo momento è una squadra che, ma la mia come tutte, che i giocatori vorrebbero dimostrare di essere i migliori che una società ha preso, però non ci sono le gambe, non c'è la conoscenza e quindi sale un po' lo stress, sale un po' l'ansia, c'è molta preoccupazione come abbiamo avuto noi nei primi 15 minuti della partita. Quindi domani probabilmente dopo questo faremo un passo avanti in più per affrontare la partita in maniera diversa.